A 50 metri dalla superficie, degli uomini stanno girando un film. Muniti di autorespiratori ad aria compressa, si sentono privi di peso e possono muoversi liberamente. Per girare questo film, hanno portato le loro cineprese attraverso il Mediterraneo, il Mar Rosso, l'Oceano Indiano, il Golfo Persico, alla scoperta di un mondo strano, quasi sconosciuto. Il mondo del silenzio. Questi uomini sono i sommozzatori della Calypso, la nave del comandante Cousteau, adibita a ricerche sottomarine. Un'altra immersione. Con Philippe Taillet e Frédéric Dumas ne abbiamo effettuate migliaia negli ultimi 20 anni. Sì, perché sono già 20 anni che la nostra curiosità ci ha spinti sott'acqua. Io e Dumas abbiamo vissuto centinaia e centinaia di ore in immersione. La nostra gioia e il nostro entusiasmo sono rimasti intatti, come il primo giorno. Ora li possiamo condividere con i nostri compagni della Calypso. Il lavoro previsto in questa zona è terminato. Falco si toglie il suo autorespiratore. Ci apprestiamo a salpare. La Calypso, con i suoi 12 sommozzatori, il suo equipaggio e le sue apparecchiature, è un nuovo strumento al servizio della ricerca marina. A ogni missione accogliamo a bordo scienziati e specialisti delle università, dei musei, dei laboratori. Le nostre tecniche e i nostri sforzi vengono messi in comune per l'esplorazione delle profondità marine. André Laban ha progettato e costruito lui stesso questa cinepresa in materiale plastico. Sta scaricando il film girato nel corso dell'ultima immersione. François Saoud, a 10 anni il mio secondo, avvia il pilota automatico. È lui che prepara le traversate, che organizza la nostra vita quotidiana.
L'esplorazione sottomarina sta oggi vivendo la sua epoca d'oro. Migliaia di uomini hanno adottato i nostri metodi e si immergono all'inseguimento di un sogno vecchio come il mondo. Questa incisione del 1784 illustra l'invenzione dell'ingegner Fréminet, la macchina idrostatergatica. Al giorno d'oggi sopravvive ancora un equipaggiamento vecchio di un secolo, lo scafandro a casco. I nostri amici delle profondità, i pescatori di spugne, se ne servono quotidianamente. La maggior parte sono greci. Incrociamo una di queste bilancelle che rastrellano il Mediterraneo da Gibilterra al Corno d'Oro. Questa volta faremo le presentazioni sott'acqua. Il tempo di dare un ordine, di sollevare una botola, ed ecco pronto il pozzo di immersione. Attraversa lo scafo a metà. I sommozzatori se ne servono per entrare in acqua quando le onde sono troppo forti o quando il mare è troppo freddo. Grazie a esso, Dumas e Falcot si immergono senza attirare l'attenzione dell'equipaggio greco. Il palombaro, inchiodato al fondale dalle suole di piombo, procede pesantemente alla ricerca di spugne. Il suo prezioso tubo dell'aria e una sacola di sicurezza lo legano alla barca. Questi uomini si immergono generalmente da 8 a 10 volte al giorno. Ogni anno molti di loro muoiono. Quasi tutti rimangono segnati da questo mestiere terribile. Ed eccone la ragione. Un uomo che scende sott'acqua, per non rimanere schiacciato, deve respirare dell'aria sottoposta alla stessa pressione dell'acqua che lo circonda. A 10 metri, due volte la pressione atmosferica. A 20 metri, tre volte, e così via. Più il palombaro scende, più l'azoto dell'aria si dissolve prima nel sangue, poi nei tessuti. Finché resta sotto pressione non accade nulla. Ma quando il palombaro risale, l'azoto dissolto si libera come la schiuma dello champagne. Si formano così delle bolle che bloccano le articolazioni e, nei casi più gravi, le arterie, provocando la morte per embolia. Spesso i palombari ignorano la natura di questo male che li paralizza o li fa invecchiare prematuramente. Anche noi siamo esposti agli stessi pericoli, ma disponiamo di armi migliori per combatterli. Fatale che sono il compressore. Preparate la camera iperbarica. E via là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Allora là-bas, che cosa c'è? J'ai une légère douleur à l'articolation. Ho un leggero dolore all'articolazione del ginocchio. Ah, e chi c'era con te? Avec Bébert. Bébert. Qu'est-ce qui est arrivé, Bébert? Che cos'è successo, Bébert? Voilà les coupables. Tiens, ecco i colpevoli. Qui? Tieni, portali in cucina. Ero sceso per raggiungere la banca e stava cacciando aragoste. E seguendo le sue bolle lungo la scogliera, l'ho visto scendere mezzo incastrato in una faglia scura. Aveva trovato le aragoste. Abbiamo superato i 50 metri e quella maledetta faglia continuava a scendere. Ci stavamo avvicinando alla profondità in cui l'aria ha un gusto strano e l'ebbrezza diventa pericolosa.
sento un fischio ben noto. Laban, a corto d'aria, ha dovuto aprire la riserva. Doveva già essere poco lucido. Ha cominciato col lasciar scappare una ragusta. Fin qui non c'era niente di grave. Poi di colpo è diventato serio. Quando l'ho visto togliersi il boccaglio, ho capito che aveva perso la testa. L'ho fatto risalire. Sembrava che avesse capito. Invece di accompagnarlo come avrei dovuto, gli ho soltanto fatto segno di fermarsi per le tappe di decompressione, ma non si è fermato. Così, quando è uscito dall'acqua, aveva il sangue ancora carico di azoto. E poi ti stupisci di avere male al ginocchio. Forza, nella camera iperbarica, in fretta. È proprio indispensabile? Assolutamente. Passatemi le vostre tabelle. Allora, pronto, Laban? Come ti senti? Bene, non mi fa più male. È proprio per questo che ti abbiamo ricompresso. Per quanto tempo dovrò stare in questa bara? Tre ore, in base alle nostre tabelle. Ti affido al dottore, vado a mangiare. Lei mangerà qui, dottore. Ehi, le mie ragoste! Stiamo avvicinando ai tropici. Alcuni delfini giocano davanti alla prua della Calypso. I delfini non sono pesci, ma mammiferi molto simili al cane. Sono intelligenti e amano scherzare. Possono raggiungere senza fatica persino le navi più veloci. Per ammirarli meglio, Laban scende nella nostra camera d'osservazione situata sotto la prua. I delfini comunicano tra loro tramite delle grida acute che risuonano attraverso le pareti. È un giorno di festa per i delfini. Sono venuti a centinaia. Non ne abbiamo mai visti così tanti.
Anche di notte, la Calypso viaggia con un orecchio magico teso verso le profondità dei mari. Il nostro potente scandaglio emette delle onde sonore, la cui eco viene rinviata dal fondo. Le grida cadenzate della Calypso sono ancora più acute di quelle dei delfini. Sul grafico dell'eco scandaglio, la linea superiore rappresenta la superficie, mentre la curva tracciata dalla penna riproduce i rilievi del fondo. Se si aumenta molto la potenza del segnale, vengono registrate delle eco regolari in mezzo all'acqua, a circa 400 metri di profondità, rinviate da uno o più strati di origine misteriosa. L'esistenza di questi strati rappresenta un problema per gli scienziati del mondo intero. Per contribuire a risolvere questo mistero, il professor Edgerton ha costruito appositamente per noi delle cineprese automatiche, capaci di scendere fino a 2000 metri. Esse contengono 30 metri di pellicola. In 3 ore di immersione, grazie a un flash elettronico che scatta ogni 15 secondi, possono scattare 800 foto. Noi ne abbiamo già scattate più di 26.000 in 7 mari e 2 oceani. Questi strati inspiegabili esistono in tutti i mari. La loro profondità media è esattamente quella che le balene raggiungono per nutrirsi. Sul grafico possiamo seguire perfettamente la discesa della cinepresa, fino a quando non scompare nello strato. Fermiamo l'arcano. 300 metri sotto i nostri piedi, dei lampi squarciano periodicamente la notte delle profondità marine. Sviluppiamo i negativi a bordo e li ingrandiamo immediatamente. La maggior parte fanno pensare a un cielo stellato. Altre mostrano alcune meduse o gruppi di organismi dalle strane forme. Ma fino a questo momento lo strato rifrangente ha conservato il suo segreto. Sulla Calypso vengono usate anche le tecniche più classiche, come ad esempio la bottiglia Nansen, aperta alle due estremità, sulla quale sono fissati dei termometri a inversione. Alla profondità desiderata, un messaggero rovescia e chiude la bottiglia. Ma nessuno strumento può sostituire l'uomo. I sommozzatori diventano indispensabili per redigere un vasto inventario del mare. Dumas e Falco sono partiti per esplorare la zona crepuscolare, ai piedi di una scogliera di corallo. Man mano che scendono, i colori caldi scompaiono. Tutto diventa blu. Giunti a 30 metri, accendono le lampade. Ed ecco che improvvisamente il mare si illumina. Ed è tutto uno sfavillio di colori. Colori che nessuno, nemmeno i pesci, avevano mai visto prima. I sub controllano spesso la profondità sul profondimetro a polso, dato che le specie attaccate alle pareti variano con la profondità. Più si immergono, più i colori scuri diventano caldi. I rossi violenti. Dopo i 60 metri, nella mente si insinua l'ebbrezza di profondità. Il paesaggio sembra uscire da un incubo. Continuano comunque la discesa fino a raggiungere i 75 metri. Ecco le prime immagini mai girate a queste profondità. Non bisogna restare a lungo. Risalgono. La loro mente riacquista immediatamente lucidità. Per portare con noi una campionatura completa della scogliera, provochiamo inevitabilmente qualche danno. Nei giardini di corallo ci sono dei cespugli di anemoni velenosi. Sono le ortiche di mare. Esse divorano i pesci che osano sfidare il loro tocco velenoso, ma hanno anche dei protetti, che approfittano della loro ospitalità al minimo segno di pericolo. Guardate la citazione di uno di essi, questo piccolo clown giallo, combattuto tra il timore e la curiosità. Questo manicotto vivente è una oloturia, o cetriolo di mare.
Si muove lentamente ingoiando la sabbia da un'estremità ed espellendola dall'altra, dopo averne digerito le sostanze organiche. La sua cavità intestinale serve anche da rifugio ad alcuni pesci a forma di anguilla, le firasfere, che hanno il privilegio di entrare ed uscire non si sa in cambio di quale favore. Nelle scogliere di corallo, i biologi sono costretti a usare la dinamite. La pesca commerciale con la dinamite è vietata dalla legge, ma questo è l'unico modo per censire tutte le specie viventi. Su 10 pesci uccisi dall'esplosione, soltanto uno o due restano in superficie. La maggior parte affondano, inutili per i pescatori. Sul fondo, una tragica vista si presenta agli occhi dei sommozzatori. Segno di pericolo, i diodontidi si gonfiano, diventando così grossi che nessun aggressore può più inghiottirli. Ma con la dinamite, questo stratagemma è inutile. Lo splendore dei pesci tropicali non sopravvive a lungo alla morte. I loro colori sono già quasi spenti quando un naturalista li immerge nella formalina. Ho sempre sognato di poter esplorare vaste zone senza fatica. Oggi questo è possibile grazie agli scooter elettrici, che i sommozzatori manovrano con tutto il corpo. Questi scooter, che hanno un'ora di autonomia, ci hanno permesso di allargare notevolmente il nostro raggio d'azione. Possiamo posarli sul fondo come si parcheggia una moto lungo un marciapiede.
nostra nuova locomotiva ha purtroppo bisogno di respiro. Di solito le tartarughe di mare possono restare in apnea per quasi un'ora. Ma lo sforzo sostenuto da questa è troppo grande. Non insistiamo. In 20 anni di immersioni abbiamo visitato moltissimi relitti. Quelli più vicini alla superficie sono stati saccheggiati dagli uomini prima ancora di essere distrutti dai frangenti. Mi sono immerso su alcune caldaie arrugginite, ma non c'era più nulla. Sono completamente distrutte. Tutti questi relitti non valgono niente. Non ne ho mai visti di ben conservati a meno di 20 metri di profondità. Una nave da carico inglese affondata nel 1942, da qualche parte nel canale, a 30 metri di profondità. Nessun sopravvissuto, posizione non identificata, dobbiamo trovarla. È come trovare un ago in un pagliaio. Ma ne vale la pena. Chiama la Vanna in cabina. Técher, metti in funzione l'ecoscandaglio e il radar. Pronto, la Vanna? Calerete la chiata vicino alla punta della scogliera. Prendi a bordo un bidone vuoto. Servirà da punto di mira al radar. Bene, comandante. Calate la chiatta bianca. La nave deve essere naufragata da qualche parte in questo settore. Lo percorreremo tutto sistematicamente. Preparate un grafico graduato in rilievo e distanza. Tra poco potrai leggere il fondo a 10 centimetri di distanza. Il punto di mira si vede benissimo. 400 giri a dritta, rotta a 50. Un miglio nel 60. Un miglio e 5 nel 217. Losh, sostituiscimi al radar. E se tu scendessi nel posto di osservazione di prua?
Dumas, è limpida l'acqua? Sì, è abbastanza limpida. Bene, resto in ascolto. Un miglio e 25 nel 208. Un miglio e 2 nel 210. Posizione? Un miglio e 32 nel 211. E lei? Dumas, si vede qualcosa? No, niente di distinto, ma l'acqua ha cambiato colore. Fate mezzo giro a sinistra, tutta a tribordo. Attento, Dumas. Occhi aperti. Pronto, punto di poppa. Preparate la boa. Falco e Puig, pronti a scendere. Eccola, ho visto l'alberatura. Pronto, ponte di poppa, adesso. Thistlegorm, Glasgow.
peggiora. È il monsone. Per diversi giorni la Calypso beccheggerà e rollerà senza sosta. Il mare si placa. Lasciamo i venti monsonici per rientrare nelle bonacce equatoriali. Da 10 giorni nessuna terra in vista. Nessuna nave che solchi questo mare vuoto. Soltanto dei pesci volanti. Ogni notte ne rimangono intrappolati a decine sul ponte, abbagliati dai fari. All'alba il marinaio di guardia non ha che da chinarsi per assicurarsi il pranzo. Detto tra noi, i pesci volanti sono squisiti. A giorno inoltrato, gli uomini si appostano per avvistare le balene. Balene! Attenzione, stanno per saltare! Non sono balene, ma dei capodogli. Tutta a sinistra! Saul scende sulla piattaforma di prua. In 20 anni di navigazione non è mai riuscito ad avvicinare animali di questa taglia. Non sono per nulla aggressivi. I Saul si sono tramandati il mestiere di pescatore di padre in figlio. Trovarsi davanti a delle balene di 20 metri risveglia istinti vecchi come il mondo. Mettila pure tutta, Saul. Non riuscirai neanche a scalfirli. È facile distinguere i capodogli dalle altre balene. Hanno un'unica narice che si trova sul lato sinistro della testa. Il loro soffio è obliquo. Possono raggiungere in immersione la profondità di oltre 1000 metri. Hanno mascelle e denti. Si nutrono di calamari o di seppie. Ci domandiamo se questi capodogli si avvicinano così perché non hanno mai incontrato una nave. Vanno un po' meno veloci di noi. Li seguiamo osservandoli per più di un'ora. Svelto, Laban, timone a destra. Tutta a destra. Abbiamo urtato in pieno un enorme capodoglio. Tutta la nave ha tremato per il colpo. La prua è rimasta danneggiata.
Anche il capodoglio è ferito. Non credo le mie orecchie. Il gigante ferito squittisce come un topolino. I suoi compagni non cercano di fuggire. Gli si stringono attorno, cercando di sostenerlo. Sott'acqua, le grida del povero animale si possono udire da molto lontano e da ogni angolo dell'orizzonte. Piccoli gruppi di capodogli rispondono alla richiesta di aiuto. Nuotano verso il compagno in difficoltà, ignorando completamente il pericolo che noi rappresentiamo per loro. In breve tempo, intere famiglie, maschi, femmine e piccoli, si radunano. Arriviamo a contare fino a 27 capodogli. Li seguiamo a velocità ridotta, molto emozionati per questa prova di solidarietà. Sotto ai nostri occhi, l'incidente si trasforma in dramma. Un piccolo capodoglio della lunghezza di soli 6 metri si stacca dal gruppo, imprudente come tutti i giovani. Si mette a giocare ribaltandosi lungo il bordo della nave, quando improvvisamente si immerge per passare sotto lo scafo. Rimetti in moto appena possibile. Le carni del povero animale sono state lacerate dalle palle dell'elica. Le ferite sono profonde. Assistiamo costernati. Lotta coraggiosamente per riunirsi alla sua famiglia. La raggiunge e nuota ancora qualche istante con loro. Ma il dolore è troppo forte. Sfinito, cede, lasciandosi andare alla deriva. Decidiamo di abbreviare le sue sofferenze. In un ultimo spasimo, l'animale ha trovato ancora la forza per reagire. E lo issiamo solitamente per la coda. Dumas lo finisce con un colpo alla testa. Ma non siamo gli unici testimoni del dramma. Il sangue attira uno squalo, poi due, poi tre. Squali piccoli e grandi, blu e grigi. Da dove vengono? Siamo lontani dalla costa e ci sono 5.000 metri d'acqua sotto la nostra chiglia. Ben presto saranno una trentina ad incrociare con insolenza nei pressi della nave. Per noi subacquei, gli squali sono i nemici mortali. Ne abbiamo spesso incontrati, ma mai così numerosi. Questo è il momento ideale per mettere in azione la nostra gabbia antisqualo e dare un'occhiata, sperando che il cavo sia solido. Infernale degli squali attorno alla preda. Gli uomini che l'hanno già vista non sono sopravvissuti per raccontarlo. Un capodoglio morto o un uomo in mare non fanno differenza per gli squali. La ronda dura per ore. I signori del mare sono accompagnati dalle remore o pesci ventosa che si incollano allo squalo per farsi trasportare.
e dai pesci pilota, dalle caratteristiche righe verticali. Il cerchio si restringe. Gli squali vengono a fiutare la preda. La sfiorano 100 volte. Sembra che la carezzino col muso. Mentre passano, colpiscono con la testa alle spalle. Che cosa succederebbe senza la gabbia? Improvvisamente, ecco il primo morso. La pelle dura, spessa, viene tranciata come con un rasoio. 10 chili di carne vengono divorati. È il segnale di inizio. I marinai del mondo detestano gli squali. I subacquei sono scatenati. Niente può frenare un odio ancestrale. Tutti cercano un'arma qualsiasi per picchiare, agganciare, issare. La vittima del cuoco è un pesce ventoso. Dopo
queste ore estenuanti riprendiamo la rotta. Non c'è più un filo d'aria. Una calura plumbea opprime l'equipaggio. La traversata è stata lunga. La terra non può essere lontana ormai. L'aspettiamo tutti con impazienza. Ti sta meglio laggiù. Niente. Deserta. L'uomo non deve essersi mai avventurato da queste parti. È una tartaruga gigante. Ormai si trovano solo in due luoghi al mondo, ma nella nostra isola perduta ce ne sono a migliaia. Questi mostri preistorici sono vegetariani. Uccelli marini nidificano tra i cespugli.
Dei granchi del cocco strisciano sulla sabbia. Tracce di passi. Sembra che un carro armato sia sbarcato sulla spiaggia. Che sta succedendo? Buongiorno. Buongiorno. Che cosa sta facendo? Cerco le uova. Le uova? Sì, le tartarughe di mare vengono qui a deporre le uova durante la notte. Attorno all'isola ce ne sono a migliaia. È la stagione degli amori. Le tartarughe vengono a raggrupparsi là, nella baia, a due a due. Femmine risalgono la spiaggia. La sabbia è ancora calda. Devono fare il nido e poi scavare una buca per le uova. Le zampe vengono usate come un cucchiaio. Bisogna che le buche siano molto profonde, altrimenti i granchi del cocco verrebbero a mangiare le uova. Adesso alla tartaruga non resta che deporre. È un lavoro molto doloroso, molto lungo. Più di 2 ore per deporre tutte le uova. Copre il nido accarezzando la sabbia adagio adagio. Forse la tartaruga non vedrà mai i suoi piccoli. È talmente stanca, talmente spossata, che riesce a malapena a uscire dal nido e a trascinarsi in mare. Lacrime colano sulla sabbia. Tutti dicono che è il vento che la fa piangere, ma io credo che sia il dolore. Tutte le sere ce ne sono una dozzina che vengono e ripartono. Due mesi dopo, la sabbia pullula dappertutto. Le tartarughine escono. Conoscono bene la strada e corrono diritte verso il mare. Nessuna nave aveva gettato l'ancora in queste acque sperdute. I pesci nelle vicinanze sono venuti a vedere gli intrusi. Li hanno visti dapprima attraverso la superficie. Come possiamo provare la nostra amicizia? Portando loro del cibo? Delmas, con un sacchetto di carne appeso alla cintura, tenterà l'esperimento. Thank you.
La nostra entrata in acqua provoca una prudente ritirata, ma saremo pazienti. Per 6 settimane non faremo mai un gesto ostile, un movimento brusco. I pesci esiteranno a lungo prima di adottarci. Carangide e un pesce palla. Che cosa c'è di più diverso? Il carangide vive in alto mare. Il pesce palla abita nei buchi del corallo dai quali esce raramente. Eppure, ecco una perfetta coppia di amici. L'amicizia tra un uomo e un pesce è forse più insolita? Delmas incontra una cernia di 25 kg che si interessa molto a lui. Le cernie non hanno denti molto grossi, ma il loro muso è ricoperto di scaglie dure che arrivano fino alla gola. Non è consigliabile metterci la mano. A
dire il vero, il pesce non è meno diffidente dell'uomo. Ma c'è il famoso sacco di carne. Niente sacco questa volta. Ormai è diventato nostro amico. I sommozzatori l'hanno battezzato Jojo. Ci lascia più. I subacquei fanno le soste di decompressione. Jojo viene a tener loro compagnia. In 20 anni di immersioni non ho mai incontrato un pesce tanto socievole. Grazie al sacco di carne, tutti i pesci nei paraggi diventano nostri amici. I subacquei decidono di metterlo in prigione. A bordo abbiamo tutto l'occorrente. La gabbia di protezione contro gli squali farà al caso nostro. Thank you.
Jojo si trovava bene con noi. Ci è dispiaciuto lasciarlo. Non lo dimenticheremo mai. È venuto il momento di levare l'ancora, di separarci dai nostri strani amici. Fino a questo momento ci siamo limitati a sfiorare la superficie del mare. Un giorno scenderemo molto più in profondità. Nuove scoperte ci attendono nel mondo del silenzio.